Buongiorno ragazzi, Stefano Timolina, in questo caso non in macchina, non in ufficio, ma a casa. Ogni tanto, no, vi faccio vedere delle cose, ma non ve le faccio vedere perché poi dovete guardare il video e dirmi, oh poverino, come mi dispiace. No, 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 no. È sempre per far capire, o almeno trasmettere, che tutti noi abbiamo dei problemi che possono essere di salute, che possono essere sull'ambiente di lavoro, che possono essere in famiglia, che possono essere di qualunque N motivo. Però quello che dico sempre, almeno quello che faccio io, non so se può essere utile, però è sempre, è vero che i problemi ci sono, ma dipende se i problemi li subiamo o se li vogliamo invece usare come leva, no? Quindi io, ad esempio, il mio motto è qualunque problema io abbia, che già chiamarlo problema un po' mi infastidisce, comunque qualunque gni io ho nella vita, me ne sbatto i coglioni, questo è il mio modo, no? Cioè, nel senso, non è che me ne sbatto i coglioni e li ignoro, ma li trasformo a mio pro. Ad esempio, oggi sono a casa perché? Perché, come qualcuno di voi sa, ogni 15 giorni io sono costretto, vedete, a fare. Questa qui è tutta la mia situazione di flebo. Qua, io adesso, fra poco, arriverà il mio fedelissimo infermiere Pierluca. Qua, vedi, è la mia piantana, le mie cose. Mi siederò sul letto qua e starò per circa un'oretta di flebo per la mia patologia. Questo perché lo dico, eccetera? Perché non c'entra niente, non frega niente a nessuno del problema che uno ha. E anche giusto è anche non raccontarlo. Quindi l'invito che io faccio anche alle persone: non lagnate alle persone quando trovate qualcuno i vostri problemi, perché non gliene frega un cazzo a nessuno. E soprattutto perché rompete anche cerebralmente le palle agli altri. Ma bensì, quanto è figo dire: ho un problema, ma nonostante il problema, ho fatto accadere la cosa lo stesso. Questo è figo, ma non per gli altri, per se stessi. Quindi la mia morale, come cerco sempre di fare i video, qual è? Di trasmettere in tutti i modi. Io non sono né più bravo, né più intelligente, né. Ho semplicemente la voglia di spararmi la vita al massimo nonostante le difficoltà. Quindi io dico sempre: se qualcuno mi incontra, come è successo, ecco perché faccio il video. Perché come ieri mi incontro una persona che mi ha fatto un sacco di complimenti, anzi lo ringrazio, eccetera, ci mancherebbe. Però mi ha detto: Stefano, si vede che tu ti va tutto bene, fai proprio una bella vita. Questo io sono felice, nel senso che poi in retroscena non è vero. Tutti noi abbiamo i nostri cazzi, abbiamo tutti i nostri problemi. Però quello che mi fa piacere è che una persona mi dice: che bella persona che sei, ma come sono stato bene oggi, e ta, ta 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 ta. Perché? Perché non gli ho parlato di tutte le mie difficoltà, ma gli ho semplicemente detto come io ottengo le cose nonostante le difficoltà. Quindi, ragazzi, spero di non avervi tediato, spero di essere sempre stato utile. Qualunque problema voi abbiate, affrontatelo con grinta, con autostima e dire: la vita è la mia, e siccome è una e non so purtroppo neanche quanto è, perché è una verità, non so neanche quanto è, perché non renderla la migliore che posso? Quindi alzarsi al mattino felici, andare a letto ancora più felici e ricordandosi una cosa, di non salutare il cellulare, ma di salutare la persona che avete a fianco. Ciao ragazzi, ci vediamo ovviamente in questi giorni iper presi. Ciao 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 ciao!